Dei bambini mi piace il fatto che sono spensierati, sono molto genuini, non hanno cattiveria, quindi sono, diciamo, per me è come una ricarica di energia quando sto con loro. Mi sento felice. Mi sono resa conto di voler lavorare con i bambini quando ho iniziato verso i 18 anni a fare da babysitter, perché comunque mi rendevo conto che i pomeriggi con loro passavano in fretta e comunque c'era sempre un motivo per ridere. Mi piace vedere più che altro lo stupore. Imparano sempre ogni giorno nuove cose, ogni giorno c'è qualche novità e quindi diciamo non ci si annoia mai. Il primo giorno praticamente in questo asilo nido mi hanno, diciamo, ero stata assegnata alla classe dei piccoli. Mi ricordo che c'era sempre questo profumo di bambini e l'ambiente era, diciamo, era allegro e quindi no, è stato emozionante, è stato bello. Dai bambini ho imparato che alcune volte bisogna prendere le cose con più leggerezza. Ho imparato anche a essere molto più sincera perché comunque loro sono dei libri aperti, nel senso che non hanno peli sulla lingua e riescono a dire tutto così come sentono. Quindi cerco anche io di essere così, cioè voglio essere trasparente come loro. Da dicembre, sempre del 2021, ho iniziato a sentirmi poco bene. All'inizio è cominciato tutto con un dolore all'addome. Nel momento in cui mi sono accorta di non riuscire a muovere le gambe, c'è stato proprio un blocco, cioè, ma non tanto a livello fisico, proprio a livello mentale, che pensavo, cioè, che cosa sta succedendo? Io mi ricordo che non riuscivo a pensare, cioè, non riuscivo a farmi nessuna idea. Era assurdo, cioè, in alcuni momenti ti sembra di vivere una vita che non è la tua. Io mi ricordo ancora, era il 22 giugno. E la dottoressa subito mi ha detto Lucia, guarda, abbiamo i risultati. E mi ha detto, hai la neuromielite ottica. E io da là non ho capito più niente perché non sapevo di cosa stavamo parlando, perché comunque era una malattia che io non avevo mai sentito. E poi, e niente, poi da là è iniziato tutto. Una volta tornata a casa la mia vita è cambiata totalmente perché comunque abitavo da sola, ero indipendente, avevo la macchina, facevo tutto da sola e quindi torni ad essere un po' in difesa, tipo una bambina. Ti senti proprio veramente ad un certo punto che tutti tendono a metterti sotto una campana di vetro, tipo a casa si discuteva tra me e mia sorella, magari, ma per sciocchezze. E mia madre tendeva sempre a difendermi un po' di più, cosa che prima non faceva. Quindi da là ho detto no, devo uscire un po' da questa situazione. Non mi piaceva il fatto di essere trattata diversamente solo perché non sto bene. Quindi è una cosa che proprio mi faceva stare forse più male della malattia stessa. Nel momento in cui ho avuto la diagnosi io l'ho detto a tutti, cioè io per me come stai? Bene, ho la neuromielite ottica. E tutti mi dicevano ma che cos'è? E quindi io spiegavo, ma non è mai stata motivo di vergogna. Mi sono accorta che più mi sforzo di andare avanti e di fare cose, e meglio riesco. Quindi piano piano ce la sto facendo, ecco. AISM mi ha aiutato tanto, perché comunque conoscere tanti ragazzi che stanno nella mia stessa situazione mi ha dato ancora più forza, perché comunque ti dà più coraggio il fatto che questa cosa l'affronti con altre persone. Non sei solo tu. Ho scoperto una nuova versione di me. Sono sbocciata all'improvviso, cioè sono uscita fuori, è uscita fuori quella che sono veramente. Mi sento anche più forte, più sicura di me. Tutto quello che voglio fare lo posso fare. Voglio una vita normale, stare con la famiglia, stare con i miei amici, lavorare, viaggiare, provare ad essere felice. Così, con quello che ho però lo voglio sfruttare.